14 aprile, Venerdì Santo. Cari amici, oggi la Chiesa medita la passione di Gesù. Nella liturgia del Venerdì Santo viene letto il racconto della passione secondo Giovanni. Poiché il racconto è molto lungo, raccolgo alcune espressioni tra quelle che mi sembrano più significative. La prima è la denuncia nei confronti di Gesù. Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Gesù, un malfattore? Riflettiamo sull'assurdità di questa accusa. Perfino Pilato non trova in lui nessuna colpa. Dobbiamo accettare il fatto che la miseria umana è senza limiti. Il cuore dell'uomo è un abisso e solo Dio riesce a scrutarne le profondità e a discernere il bene che nonostante tutto il male che c'è nel cuore dell'uomo, sempre esiste in questo cuore. Per questo bene che ognuno porta in sé, Dio ha ritenuto che valesse la pena di morire. Gesù afferma: «Sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?» Già, cos'è e dove si trova la verità? Non stanchiamoci mai di indagare. Facciamo un attento discernimento se valga o no la pena di correre dietro alle ideologie che il nostro tempo sforna una dietro l'altra. Non lasciamo che queste ideologie mettano in ombra il Vangelo, perché solo nel Vangelo vivente, che è Gesù Cristo, è nascosta la verità. Io sono la verità. Pilato fa flagellare Gesù e poi lo porta al cospetto della folla e lo presenta così: «Ecco l'uomo». L'uomo che Pilato mostra alla folla è una maschera di sangue, un re da burla, uno percosso e umiliato in tutti i modi, eppure resta sempre l'uomo con la U maiuscola, l'uomo che rivela la nostra vera umanità. E come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo nessuna colpa». Gli risposero i giudei: «Noi abbiamo la legge, e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». Gesù è il figlio di Dio. Non ha finto di esserlo, né tantomeno si è atteggiato a Dio, quasi fosse un pazzo uscito di testa. Sapeva quello che era e sapeva bene quello che diceva. Se non fosse stato il figlio di Dio, la storia sarebbe finita con la sua morte in croce. Sulla croce Gesù guarda Maria, sua madre, e la presenta a Giovanni e dice: «Donna, ecco tuo figlio». E poi dice al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. In questo affidamento della madre al discepolo e viceversa, la tradizione cristiana ha sempre visto un affidamento di Gesù, di tutta la Chiesa, a sua madre, a Maria. Maria è madre della Chiesa, è nostra madre. E ringraziamo Gesù di averci affidato alle cure di sua madre. Lei ci è vicina tutti i giorni. In questo periodo della storia, poi, in modo così intenso che mai si è visto nella storia. Forse il pericolo che il cielo vede incombere sull'umanità è tale che il grido della madre è l'unico che può arrivare al cuore dei figli. Pregate, 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 ascoltate mio figlio. Il Vangelo dice che alla fine i soldati venuti da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe,
ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Quello squarcio nel cuore di Gesù, da cui è fuoriuscito l'ultimo sangue che aveva con un po' di acqua, è il simbolo dei sacramenti della Chiesa, con i quali ci viene trasmessa la grazia santificante e la salvezza. Quando non sappiamo dove andare, rifugiamoci nel cuore dolcissimo di Gesù. Dio, nel suo infinito amore, vi preservi dal male e vi benedica.